Buongiorno a tutti, questo è una specie di vlog che farò per Letna Comics Day Off e sono già in ritardo! Eccomi qui pronto per andare a Etna Comics Day Zero! E finalmente proverò il brivido di prendere la Palermo-Catania senza le interruzioni che ci hanno distrutto gli sbaranoni per un sacco di tempo. E quindi ora proveremo a vedere se il percorso è agevole come mi hanno detto che in realtà ormai dovrebbe essere. Perché in Sicilia il problema è il traffico. Veramente era a Palermo, però. Sto sulla deviazione e in effetti stiamo andando abbastanza spediti. È a doppio senso, ma come dire, non ci sono grandi problemi di traffico, come si può vedere. Notevole questa deviazione, quindi si sente il fatidico problema dell'autostrada spezzata. È stato finalmente arginato. E sono ordunque arrivato e qui vedo gente ballare. Ecco. Che si passano il tempo così, le persone serie, e di lui è una persona seria, con però sotto una musica che non c'entra niente, ma in realtà loro stanno ballando questo. Lo stalker, ha fatto anche la dedica. Questa bellissima copertina rosa, devo dire molto virile, molto maschia. Che chiaramente ha fatto Marco, non è vero? No. Però l'ha colorata Rica, non è vero? Paola Mormino! Aiuto! Com'è andata oggi? Benissimo! Diego Fichera! Com'è andata? Bene, molto bene. All'Akbar. Tipo. Cosa stai disegnando? Una Ari dovrebbe chiamarsi. Vincenzo Salvo! Fra noi! Io e Vincenzo dovevamo dormire insieme e avevo già portato lubrificanti, pigiami particolari, mutande borchiate, cose di questo tipo, ma oggi Vincenzo ha scoperto che aveva la camera con me. Giusto. E mi ha tolto l'ukulele. Dammi quello. Sì. Ok. Quindi in realtà tu non dormi più con me. No, mi dispiace sinceramente, cioè a farti portare tutte le cose. C'avevo pure il dildo di Star Wars, bellissimo, che si illumina di notte. BB-8 era. E tu quindi stasera non dormirai con me e basta. E te ne stai andando. Sì. Cioè neanche mangi con noi. No, deve essere proprio un sostituto interessante. Salve. Salve Carlo. Buonasera. Dick and Cock e poi Carlo che come giustamente ci si chiede è chi cazzo è? Cioè, ma ciccio, cazzo, tipo 8000 amici, tutti gli amici che ho su Facebook hanno in comune Carlo. Guarda quello ride, è un bordello. Questa è la mia meravigliosa camera d'albergo dove ho dormito da solo. C'è il letto dedicato a Vincenzo che insomma non ha potuto dormire con me. Invece io me la sono spassata come un caimano nell'equatore. Il primo piano di lui in cui comincia a fare che cazzo è? Io poi faccio ti sporno per il tuo cose che stanno accadendo a Etna Comics Day Zero. C'è anche stato far parte di un cortometraggio che avrà a che fare con Ghostbusters Sicilia e dove io nella mia
idiozia più sfrenata, ho partecipato, non è stata questa la cosa idiota. La cosa idiota è che sono caduto dalle scale più volte credendomi Jackie Chan, invece mi sono ridotto, non posso manco disegnare. Qua sotto c'è del ghiaccio, appena preso un occhi. Noi a Sergio avevamo detto di evitare di farlo perché lo stuntman nella sua età non glielo consentivano tantissimo, ma lui invece, io sono coraggioso, io sono forte, io sono come Tom Cruise, le scene le giro io, ecco. Cioè, la mia presenza qui è dovuta a una sbronza che probabilmente hanno avuto tipo due settimane fa, dove era un'ora di merda, mi hanno chiamato, allora diceva buona le mano, quelli. Dov'è quello? Senti un attimo, cosa devi fare il 20 di dicembre? Beh, cazzo, ho detto devo scendere in Sardegna, no? Ma perché non vieni a Catania? Ho detto ecco, non avevi nessun altro, vero? Maurizio Merluzzo ti avrà dato buca e quindi hai chiamato allora, lo stronzo. Allora, che cazzo ne facciamo? Facciamola unplugged, come la farebbero... Cioè, romantica. Come la faresti in spiaggia per cuccare? Cioè, che in realtà quando si cucca, che uno suona la chitarra, cuccano gli altri, e quello che suona la chitarra rimane come un cretino a fare cuccare. Allora, voi la sapete Goldrake? Goldrake! Alessandro Potenza non era nemmeno ancora nato. Allontanatevi! E corrono tutti come dei disperati! E subito si apre! Cioè, quanti bambini e vecchietti con la bastone saranno morti lì! Sono uscito subito! Attenzione, sono uscito 3:17! Ora a un certo punto dice: se quella ragazzina piace proprio a te, ma fane merendina insieme ad altri tre! I cinque samurai, i vampiri, gli acchiappafantasmi, un applauso agli acchiappafantasmi sempre. E che la forza di Grayskull sia con voi! La forza di Grayskull, non la forza che ci ha rotto i coglioni questa settimana. La forza di Grayskull! Stai funzionando, che mi è appena caduta la videocamera. Le persone che mi fanno più compagnia mentre io lavoro non è che sono, che ne so, gli amici che mi vengono a trovare a casa. No! Sono i player inside! Che non sono amici, che sono estranei. E che ormai è quello. Cioè, non mi distruggere che sto leggendo. Ah, ok. Fai vedere, fai vedere. Attenzione! Attenzione! Ragazzi, memoria 8 bit, è qualcosa che ci riguarda, è qualcosa che ci riguarda. E basta. Facciamo un play. Ragazzi, compratelo. Dov'è? E qua c'è pure Giorgio. C'è anche Giorgio cinico. A parte gli scherzi, non dico per leccaggio di culi vari, però io sono uno a cui i fumetti non... A me i fumetti non piacciono. Non mi piacciono i cartoni animati. Però questo lo trovo estremamente interessante, perché riguarda un argomento che... Esatto, vedremo poi alla fine della lettura se gli avrà fatto cagare. Esatto, oppure no. Facciamo una recensione in estemporanea. Questo me lo dirò in video e no. Finirà l'amicizia. È una merda. Della settimana. Ragazzi, Sergio Alcossino proprio. Grande. E anche sentire un amico in me. E anche sentire c'è. Sicuro mai nessuno ti vorrà mai bene quanto me sai. Etna Comics Day Zero giunge al termine, insomma, queste giornate, questa kermesse catanese, andiamo a mangiare. Devo tornare a Palermo e sto aspettando.